Resta da definire la data di recupero tra Fortitudo Bologna e Avellino Basket dopo il rinvio dei giorni scorsi. Il Paladozza, come noto, ospita gli sfollati dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Nel weekend di stoppo forzato, la formazione irpina è stata spettatrice interessata. Nel campionato di Serie A2, la vetta della classifica è una poltrona per tre. Cantù, Rimini e Real Sebastiani Riti. I primi hanno avuto la meglio, 85-65 tra le mura amiche contro 100. Vittorie casalinghe per Riti contro Livorno 97-78 e Rimini contro Forlì 81-73. A 10 punti invece c'è Cividale 73-68 con Vigevano e Apu Udine, Corsara contro l'Assigeco Piacenza 74-96. I bianconeri saranno il prossimo avversario dei biancoverdi. La sfida contro la squadra guidata da coach Vettermati aprirà il ciclo di ferro per Avellino, timonata da coach Alessandro Crotti. 5 gare in cui i biancoverdi saranno chiamati a dare il massimo per cancellare il passo falso contro Forlì, ma soprattutto continuare a stupire e viaggiare verso l'obiettivo. La settimana di lavoro in più tornerà utile per ricaricare le pile, soprattutto per ritrovare la giusta chimica. Difatti, dopo Udine, Avellino affronterà in ordine Cantù, Livorno, Rimini e Nardò e 100. Il mese di novembre sarà dunque uno spartiacque per l'Avellino Basket.